È il giorno del dolore a Polverara, due cuscini di rose rosse su una bara completamente ricoperta di foto di Corrado Levorin, il pilota morto nello schianto di un elicottero privato sull'Appennino mentre stava trasportando degli imprenditori stranieri dalla Toscana alla ditta Rotocart di Resana. Un uomo che, come hanno ricordato, sorrideva alla vita. Davanti alla bara, in chiesa, due foto che raccontavano l'altra sua passione, il basket. Una chiesa stracolma di amici che hanno voluto salutare per l'ultima volta un uomo che sapeva vivere appieno la vita. Un volto sorridente, una persona che ha coltivato da sempre il desiderio di volare. Anche qui, quando ci si incrociava in chiesa, questa battuta, questo desiderio, questo primo approccio con il volo e la gioia di poterlo realizzare. E in questi ultimi 2 anni si gustava pienamente l'esserci riuscito, era pienamente contento. Il paese ha rispettosamente abbassato le saracinesche dei negozi e il comune ha listato a lutto le bandiere. Una tragedia che non si spiega ancora, ingiustificata, vista anche l'esperienza che il seppur giovane pilota aveva. Non dovrebbero succedere queste cose qua, eh. Destino della vita crudele. Io lo conosco da piccolo praticamente, serio, volava bene. Un ragazzo amato la cui perdita lascia sgomenti. In chiesa, oltre ai ricordi di chi gli ha voluto bene, anche la lettura della preghiera dell'aviatore, una passione, quella del volo, che per Corrado era diventato un lavoro. Lascia i genitori ancora distrutti dal dolore e la fidanzata.